Questi colori hanno qualcosa di speciale. Riesci a indovinare che cosa? Sì, sono colori acrilici che vengono in tubetto e anche in marker. Ma non è finita qui. Questi colori brillano al buio. Ebbene sì, in questo video dipingiamo insieme con i colori fluo. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video dipingiamo insieme con i colori acrilici Heavy Body Fluo di Liquitex e con gli acrylic markers sempre nei colori fluo. I Liquitex Heavy Body li abbiamo già visti in un altro video che vi lascio linkato qui in alto a destra. Si tratta di colori acrilici dalla alta densità che mantengono il segno della pennellata e che sono molto spessi e corposi. Nella resa pittorica mi ricordano molto i colori a olio, infatti sono il tipo di acrilico che preferisco. Gli acrylic markers invece sono dei colori acrilici sotto il formato di marker. Anche questi sono acrilici a base acqua, semi opachi e con una punta che permette di fare un segno sia preciso che più largo. La caratteristica principale dei colori fluo è chiaramente la loro altissima saturazione e luminosità, ma anche la loro capacità di risplendere al buio sotto l'illuminazione a raggi UV. Come pennelli utilizzerò una selezione assortita di pennelli Liquitex Freestyle, che sono dei pennelli che mi piace molto utilizzare sia per l'acrilico che in realtà anche per l'olio, perché hanno delle setole sintetiche molto resistenti e precise. Inoltre il manico lungo ed ergonomico mi permette di dipingere tele grandi anche da una certa distanza. Come supporto utilizzerò invece una tela Liquitex fatta di bottiglie di plastica riciclate. Per questa tela 30x40 sono state utilizzate ben 5 bottiglie di plastica. La resa e la performance di questa tela è identica a quella delle altre tele tradizionali, in cotone, policotone o poliestere. Di tutti questi materiali trovate i link qui sotto al video. Tutti questi colori sono semicoprenti. Vediamo come si comportano su un fondo bianco e su un fondo nero. Per preparare il fondo nero oggi utilizzo questo gesso nero della Liquitex, che è come il gesso acrilico bianco ma chiaramente nero. Ora ve lo faccio vedere in azione. Il gesso acrilico nero è una preparazione del fondo che funziona esattamente come il gesso acrilico bianco. Serve quindi a preparare la superficie e a renderla ruvida, in modo che la pittura si riesca a stendere molto facilmente. Una volta asciutto è completamente coprente e opaco. Si può utilizzare non diluito, io lo sto stendendo con una spatola in silicone così da minimizzare lo spreco di prodotto che potrebbe rimanere intrappolato nelle setole di un pennello. In questo modo riesco anche a stendere un velo uniforme e senza le striature del pennello. Come vedete io non lo sto diluendo perché si può utilizzare anche così come esce dal flacone. Oppure potete renderlo un pochettino più diluito, ma rimanendo con una percentuale di acqua inferiore al 25%. Una volta applicato sul supporto è meglio lasciarlo asciugare per almeno 24 ore prima di procedere con la pittura. Come palette utilizzerò queste tavolozze usa e getta di Winsor & Newton, di cui vi lascio il link qua sotto nella descrizione del video. Metto i colori procedendo dal più chiaro al più scuro. Trovo queste tavolozze molto comode quando si lavora con gli acrilici, perché così se i colori si asciugano non devo andare a grattare troppo per rimuoverli. Vediamo ora gli swatches su bianco e su nero. Iniziamo dal giallo fluo. Essendo semiopachi, a una prima passata coprono parzialmente il fondo nero, quindi per un effetto ottimale sarebbe meglio procedere con più passate. Tuttavia, quando la pittura è più densa, vedete che tiene confronto con il nero. Questo colore mi piace veramente moltissimo, specialmente per quanto riguarda i fondi e le tonalità più chiare. Vediamo ora come si comporta l'acrylic marker, sempre giallo fluo. Anche questo è semi-opaco. Una cosa che adoro degli acrylic marker Liquitex è che hanno una punta che permette di fare sia una linea più spessa che una più sottile. Sono a base d'acqua e si asciugano resistenti all'acqua. Passiamo ora all'arancione fluo. Purtroppo la videocamera non riesce a rappresentare fedelmente l'arancione fluo, ma credo che con i colori fluo questo sia un problema comune a tutti i colori. Vediamo ora il rosso fluo. Vedete che i marker lasciano un segno meno visibile sul nero, questo è perché essendo i marker a base d'acqua sono già un po' più diluiti, mentre invece gli heavy body sono molto più densi e pastosi e per questo rimangono più opachi, perché lo strato di pittura è più spesso. Passiamo ora al rosa.
ora è il turno del verde. Questo invece nella videocamera sembra molto più acceso di come mi sembra nella realtà. Ed infine concludiamo con l'azzurro. Anche questo nella camera mi sembra più luminoso rispetto a come lo vedo io nella realtà. A occhio nudo, quando utilizzate questo colore, sembra quasi un blu ceruleo dal vivo. Molto molto chiaro e luminoso. Ok, ed ecco qui la gamma completa di acrilici fluo Everybody di Liquitex e acrylic markers. Come vedete la resa degli heavy body è molto pastosa e mantiene i segni della pennellata, mentre l'acrylic marker ha un corpo molto più diluito e delicato. È arrivato ora il momento di scoprire la vera natura dei colori fluo. Fondo ho scelto il colore giallo fluo che darà luminosità a tutta l'opera. Lo applico sulla tela direttamente dal tubetto e poi lo stendo con questa pennellessa Liquitex Freestyle nella dimensione 10 cm o 4 inches. Adoro questa pennellessa perché grazie al suo manico ergonomico riesco ad impugnarla direttamente dalla base e grazie alle sue setole corte mi permette di stendere il colore in modo omogeneo, rapido e senza che troppo colore venga mangiato dalle setole. Sulle superfici extra lisce consiglio di stendere il fondo con una spatola, mentre invece sulla tela il pennello è l'ideale perché penetra in tutta la trama della tessitura. Una volta steso lo sfondo lo lascio ad asciugare. Mentre il fondo si asciuga, per non far seccare i colori sulla tavolozza, utilizzo questo spray umidificatore per tavolozza della Liquitex. E poi copro la tavolozza con un coperchio. Qui sotto in descrizione trovate il link anche a questo spray. Mi raccomando però, dopo ogni utilizzo è importante lavare il bocchettone così che non si secchi, altrimenti non riuscite più a spruzzare. Nel caso che vi si secchi però non preoccupatevi, potrete pulirlo con del detergente per pennelli, lo so per esperienza. Una volta che si è asciugato il tono di fondo, procedo con il disegno direttamente a mano libera utilizzando gli acrylic markers e devo dire che, essendo la prima volta che li utilizzo, sono rimasta veramente stupita dalla loro comodità. Solitamente sapete che io faccio il disegno direttamente con i pennelli, ma questi richiedono di dover ricaricare il colore e il segno non è sempre uguale. Invece gli acrylic markers, specialmente se utilizzati in tonalità diverse, sono utilissimi perché, come anche fanno i tatuatori ad esempio, si può iniziare facendo il segno di base, lo schizzo, con un colore un po' più chiaro e poi andarlo a ripassare nei suoi segni più definitivi con un colore più scuro. Ad esempio io ho iniziato con il colore arancio fluo e adesso sto ripassando alcune parti con il rosso fluo, che è un po' più scuro. Le parti ancora più in ombra le ripasso con un altro strato utilizzando invece l'azzurro fluo, che è il colore più scuro, specialmente se sovrapposto a quegli altri due. Ho apprezzato davvero moltissimo la facilità di utilizzo di questi markers, perché essendo markers acrilici a base d'acqua sono assolutamente l'ideale per fare questo tipo di disegno sulla base del dipinto. Si possono utilizzare come base per poi metterci sopra gli acrilici definitivi o anche per metterci sull'olio. È molto bella l'idea di poter fare dei segni così grafici a una base per il disegno, perché alcuni potremmo scegliere di tenerli e includerli poi nel risultato finale. Quando sono soddisfatta del disegno inizio a dipingere, prima con il colore molto diluito, giusto per segnare le zone d'ombra e più rosate. Ora sto utilizzando il rosso fluo molto molto diluito. In questo dipinto il giallo fluo farà da padrone a tutte le tonalità più chiare e luminose, mentre invece tutte le altre saranno appartenenti ai mezzi toni. Con questo rosso fluo vado a definire quelle che saranno le zone dei mezzi toni ma più rosate. Passo poi alle zone d'ombra e per queste utilizzo l'azzurro fluo, che sovrapposto al giallo mi diventa una sorta di verdino, per come lo vedete. Utilizzare soltanto i colori fluo senza una sottopittura monocromatica che scandisse il chiaroscuro l'ho trovato un pochino difficile perché, essendo questi colori semi opachi, chiaramente anche se mescolando ad esempio il rosso con il blu per ottenere dei colori più scuri, questi rimangono comunque semi opachi e quindi servono diverse stratificazioni per ottenere delle tonalità veramente intense per quanto riguarda le zone d'ombra.
In queste prime fasi ho scelto però di utilizzare solo gli acrilici fluo proprio per farvi vedere come rendono e come escono fuori le tonalità intermedie quando andiamo a mescolare ad esempio i colori complementari. Ad esempio in questo rosso vedete che ci sono delle parti di rosso fluo puro e altre un po' più scure o desaturate dove ho mescolato il rosso fluo con l'azzurro fluo. Ripasso poi le parti più scure con l'azzurro fluo prima di procedere con la scansione dei mezzi toni colorati. Qui e là aggiungo anche dei tocchi di azzurro fluo puro così da accendere la saturazione in alcuni punti, come se non fosse già abbastanza acceso questo dipinto. Dopodiché ho ceduto e ho scelto di aggiungere alla tavolozza altri colori in tonalità un po' più tradizionali, sia per una questione di opacità, sia per una questione di riposo dello sguardo. Infatti ho notato che i colori fluo alla lunga affaticano un po' la vista perché sono molto più vivaci e brillanti rispetto ai colori che siamo abituati a vedere nella vita di tutti i giorni. Ho pensato poi che il dipinto ne avrebbe beneficiato anche a livello stilistico. Per quanto riguarda la pittura con gli acrilici, come già vi dicevo in altri video su questa tecnica, è importante lavorare rapidamente e per zone, visto che non possiamo saltare di qua e di là come facciamo con i colori a olio, perché anche se utilizziamo lo spray umidificatore per tavolozza, che mantiene i colori freschi più a lungo, comunque dopo qualche minuto iniziano a indurirsi e a seccare. Se volete proprio evitare questa situazione e quindi allungare di molto i tempi di asciugatura, potete utilizzare un medium ritardante. Anche di questo vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. Per la zona centrale del volto, che è più rosata, ho utilizzato un mix di bianco di titanio, cremisi da rizzarina, giallo ossido e un po' di rosso fluo. Infatti i colori fluo li possiamo utilizzare mescolandoli anche ai colori tradizionali per dare una spinta in più alla saturazione. In realtà vi consiglio di utilizzare sempre i colori fluo in compagnia dei loro fratelli tradizionali, quelli che hanno una saturazione nella norma, perché i colori fluo tendono ad essere un po' più fuggitivi, quindi a modificarsi leggermente nel tempo rispetto ai colori tradizionali che, specialmente quelli della gamma professionale Heavy Body di Liquitex, hanno un'ottima resistenza alla luce. Se quando dipingiamo il volto vogliamo lavorare un po' più in bagnato su bagnato, possiamo utilizzare lo spray umidificatore per palette direttamente sulla superficie dipinta proprio per rallentare l'essiccazione delle tonalità che stendiamo. Diversamente dai colori a olio, gli acrilici necessitano di tante stratificazioni per ottenere sia una buona profondità sia delle sfumature piacevoli, quindi hanno proprio un metodo di pittura diverso rispetto ai colori a olio. Se però ti interessa imparare il mio metodo per imparare a dipingere in un unico strato e quindi anche in poco tempo sia con i colori a olio che con i colori acrilici, ti invito a guardare qui sotto nella descrizione del video, dove troverai il link al mio corso online di pittura base, un corso completo per imparare a dipingere anche se parti da zero. Qui sotto trovi tutte le informazioni che ti servono e se hai altre domande scrivimele qui sotto nei commenti. Una cosa che ho scoperto utilizzando i colori fluo è che il giallo fluo veramente se la gioca a uno con il bianco in quanto luminosità, perché effettivamente il bianco risulta davvero poco più luminoso del giallo fluo e a volte in alcuni casi sembra addirittura andare a spegnere la saturazione. Quello che ho fatto è stato quindi aggiungere una puntina di giallo fluo al bianco giusto per renderlo effettivamente bianco, il punto di massima luminosità. Un'altra cosa che mi aiuta quando dipingo con gli acrilici è tenere lo spessore della pittura un po' più alto di quello che farei con i colori a olio, in quanto comunque si asciugano in fretta e se la pittura rimane più spessa si asciuga più lentamente.
a un certo punto mi sono resa conto che ho scelto un soggetto un po' complesso forse per questo video, quindi mi sono resa conto che non sarei mai riuscita a finirlo per tempo. Per questo voglio chiedervi qui sotto: vi interessa vedere la parte 2 in cui finisco questo dipinto magari con i colori a olio? I colori a olio fluo non sono attualmente in commercio, ma forse potrei inventarmi un modo per farcela lo stesso. Se vi interessa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così vedrete la parte 2 di questo dipinto e finalmente vedremo la sua versione definitiva. Qui potete già intuire un po' come uscirà fuori, sicuramente manca un po' di dettaglio e di resa, ma ora vediamo effettivamente la reale natura di questo dipinto, ovvero quella che compare se lo sottoponiamo alla luce UV. Solo i colori effettivamente fluo respingono e si illuminano alla luce UV, quindi se volete un dipinto che renda bene sotto questa luce, fate attenzione a utilizzare sempre il giallo fluo per tutte le luci e non il bianco, perché il bianco apparirà invece nero. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa tecnica l'abbiate trovata interessante, ma ora voglio sapere, voi avevate già provato i colori fluo? E se sì, come vi siete trovati? Vi sono piaciuti? Se avete delle domande fatemele sapere qui sotto nei commenti e vi risponderò al più presto. Per oggi è tutto, io vi lascio in fondo a questo video altri due video che potete continuare a guardare, altrimenti ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ciao!